ciao a tutti. In questi giorni sta succedendo che un gruppo di associazioni ha liberato un palazzo che era vuoto da 5 anni, che è l'ex sede della Alitalia, un palazzo abbandonato, uffici abbandonati, per farne un residence sociale, cioè un posto in cui accogliere tutte quelle persone, individui e famiglie in emergenza abitativa, per evitare che a seguito di sfratti finiscano in mezzo alla strada, ma possano avere almeno un riparo dignitoso. Facciamo un giro, anche perché insomma sono 7 piani di uffici. Cos'è la parte? Questa è la zona che al momento è adibita a bar e anche a, diciamo così, refettori. Questa è una sala che abbiamo allestito per le riunioni importanti o per le cene un po' più partecipate. E, insomma, è stata inaugurata, diciamo così, venerdì scorso con una cena che serviva per finanziare il pullman che ci ha portato al corteo di Roma per il diritto alla casa. Questo spazio è disabitato da 4 anni e mezzo, è figura ufficialmente all'asta, sono stati fatti 3 appelli all'asta e 3 appelli sono andati deserti. Partiva da una base d'asta di 11 milioni di euro, l'ultima 8 milioni e 400 mila è andata deserta anche l'ultima e quindi allo stato delle cose è invenduto e inutilizzato. C'è l'acqua corrente, c'è l'energia elettrica. E i condomini del condominio ci dicono che ci sono anche tante spese condominiali che l'Alitalia non ha mai saldato e non ha intenzione di saldare. La studio, anche perché è abbastanza ridotta nelle dimensioni, è abbastanza facile da gestire, da pulire. Ora poi vedrete che sopra ci sono progetti anche più ambiziosi di questa piccola aula, però gli studenti hanno iniziato a sistemarla, insomma, intanto hanno tolto la polvere, nei prossimi giorni verrà attrezzata di tutto punto e iniziano a riunirsi qua, a studiare qua. Questa è la sala dove facciamo le riunioni degli inquilini, le riunioni di gestione, insomma. Per le pulizie provvediamo noi, grazie anche al sostegno di cittadini che si rendono disponibili. C'è una grande partecipazione perché forse è per certi versi un po' incredibile a dirsi, però diciamo così che c'è il pregiudizio nei confronti di chi, fra virgolette, occupa le case, i palazzi, gli spazi. Noi a Sesto San Giovanni con questa liberazione abbiamo toccato con mano che gli abitanti del quartiere sono principalmente entusiasti del fatto che qualcuno si prendesse cura di stabili abbandonati, degradati o prossimi al degrado. Sesto San Giovanni, questa zona di Sesto San Giovanni è famoso, famigerata perché i palazzi abbandonati sono stati, diciamo così, depredati da una banda di ladri di rame. Si introducono nei palazzi abbandonati e distruggono in questo caso e in altri casi, insomma, il controsoffitto, staccano tutti i fili di rame per poi rivenderlo e sono, si parla di migliaia di euro. Siamo venuti a scoprire, perché insomma ci abbiamo prestato attenzione, che in realtà la banda di romeni, è vero, è una banda di romeni, ma è capeggiata da un italiano. I romeni lavorano per gli italiani. Questa è una cosa che magari può fare un po' impressione, però effettivamente il re del rame a Sesto San Giovanni è un pregiudicato italiano. Io venuto qui con tutti, con Semi, una volta. Siamo senegalese qui. Io sono malato, faccio la dialisi 3 anni fa. E 3 mesi fa ho fatto la trapianto di reni. E qui adesso come ti trovi? Meglio. Sì, io sono fuori, è molto pericoloso per me e per lei. Guarda, lei è... Come ti chiami? Gabi. Che state aspettando, si vede, anzi, che state aspettando. Vi bene qui? Bene, bene, benissimo. Sei felice? Sì, troppo, eh. Pablo, intanto grazie per il giro e degli incontri che ci hai permesso di fare. Ci siamo fermati qui perché questa stanza per te ha un significato particolare che adesso spieghiamo. Sì, questa è la stanza, diciamo così, che è stata allestita per le riunioni più allargate o per le cene importanti, diciamo così. Però la particolarità di questa stanza è che qua si è tenuto il primo incontro con i legali del commissario fallimentare dell'Alitalia.
e abbiamo scoperto che loro qua dentro hanno un archivio importante a cui tengono dati sensibili di vario genere e tipo che noi non abbiamo nemmeno spulciato, insomma, però diciamo così, l'interesse per questo archivio li ha spinti a contattarci, che è una cosa un po' particolare, e sono effettivamente venuti a verificare come stavamo tenendo l'archivio. È stato un incontro per noi importante perché essenzialmente siamo arrivati a quell'incontro, diciamo così, con una proposta, e la proposta è stata quella da parte nostra di aprire un tavolo di trattativa chiamando come osservatori o garanti una parte delle istituzioni locali, regionali e anche nazionali, dato che giusto la domenica precedente c'è stata una deputata del Movimento 5 Stelle che è venuta a trovarci. E noi da questo incontro siamo usciti con un appello agli enti pubblici di prendersi in carico non tanto il riscatto, diciamo così, monetario di questo palazzo, ma di prendersi in carico principalmente la garanzia che questo progetto non venga stroncato, come è già successo nel palazzo ex Impregilo, da un intervento forzoso della Polizia dei Carabinieri. A bussare perché si tratta, per chi fa politica, per chi amministra le città, per chi vuole farlo, per chi si pone come referente politico, si tratta anche di farsi carico, appunto, non delle belle promesse in campagna elettorale, ma delle questioni concrete. Abbiamo bisogno di tante cose. La prima, principalmente, è l'entusiasmo delle persone. Però effettivamente la cosa di cui siamo alla ricerca in maniera spasmodica è il fatto che chiunque possa sentirsi partecipe di un percorso che è inclusivo e vuole anzi allargarsi e vuole essere l'inizio, appunto, di qualcosa che si può estendere. C'è uno specifico appello: condividere e diffondere la conoscenza dell'esistenza di Aldo Dice 26x1, perché meno se ne sa e più facile è per chi vuole cancellarci farlo, insomma, spegnendo mano a mano la fiammella. Quindi anche la partecipazione promuovendo la conoscenza di questa esperienza è già una cosa importante.